al referendum voto no, perché la democrazia non è soltanto un costo. Se bisogna risparmiare si tagliano le spese per il Parlamento e i parlamentari e molti altri costi inutili. Non si taglia la rappresentanza di molti territori. La vasta provincia italiana, dove vive la maggioranza della gente, sarà tagliata fuori, a vantaggio della rappresentanza delle grandi aree metropolitane. Ci sarà meno partecipazione, meno voce dei territori, meno democrazia. La vera riforma è far contare di più il popolo col presidenzialismo, far votare gli italiani per scegliere il governo, il capo del governo, con il loro voto. Non tagliare la rappresentanza con argomenti pretestuosi. I costi costano più dei ministri incapaci, come lo sono stati Toninelli e Lalezzi, che perfino i grillini hanno dovuto cacciare, o come lo sono Lazzolina ed altri somari che causano sperperi e che non hanno saputo nemmeno aiutare gli italiani in un momento di drammatica difficoltà. Cacciare gli incompetenti fa risparmiare molto di più che fare questo referendum. Quindi voto no con convinzione, e poi se gli altri sono sicuri di vincere, poi vedranno nel tempo, se mai dovessero vincere, come la gente si accorgerà che le proposte dei grillini sono sbagliate, perché tagliano democrazia, cancellano minoranze, cancellano territori. Noi oggi siamo la maggioranza politica del popolo italiano, lo dimostreremo nelle elezioni regionali e poi 1.600, 200, quanti che siano i parlamentari, prima o poi si voterà e cacceremo gli ignoranti e riporteremo il centrodestra al governo. Intanto, oltre a votare nelle città e nelle regioni per Forza Italia e per il centrodestra, votiamo in tutta Italia convintamente no.